Mi chiamo Ilaria, ho 18 anni e vivo a Vigliano Biellese in provincia di Biella. Biella è una cittadina abbastanza grande, ma non troppo, e si vive abbastanza bene. Io, come ho già detto, vivo a Vigliano, che è un paesino piccolo qua, a 10 minuti da qua, e, però vengo a scuola qui, chiaramente, in città, frequento il liceo linguistico, dove studio inglese, tedesco e spagnolo. Mi piace viaggiare, mi piace andare in giro con i miei amici, non sono un amante degli sport, non amo la vita spericolata, ma preferisco stare sul divano e guardare un bel film in compagnia o leggere un libro. Mi piace però viaggiare, infatti sono da poco tornata dagli Stati Uniti, dove ho fatto un'esperienza di 3 mesi a Providence. Ho vissuto in 2 famiglie e sono andata a scuola con le loro figlie. Ho notato la grande differenza con l'Italia, in quanto là hanno tutti una mente molto più aperta, c'è più lavoro, ci sono più possibilità per il futuro, cosa che in Italia al giorno d'oggi un po' scarseggia. Per quanto riguarda il mio futuro, mi piacerebbe studiare qualcosa inerente a psicologia oppure scienza della formazione, qualcosa del genere, di modo da avere a che fare con i bambini, magari insegnare loro già dalla scuola elementare. Per fare questo sicuramente dovrò spostarmi di città, dovrò andare in città come Torino, Milano o in un posto un po' più grande, piuttosto che spostarmi all'estero, che non sarebbe male. Quanto riguarda la vita a Biella invece, che è totalmente differente, io trovo che la gente abbia una mentalità un po' più chiusa. Ci sono degli standard che se non rispetti non sei figo, non sei abbastanza famoso, conosciuto, eccetera. La maggior parte degli adolescenti tende ad uscire il venerdì o il sabato sera, andare nelle solite discoteche, ubriacarsi e fare a gara a chi ha fatto più foto piuttosto che si è divertito di più, cosa che invece io trovo abbastanza ridicola, perché ci si può divertire stando con dei buoni amici senza ricorrere all'alcol piuttosto che a tante altre cose. E le vere gioie sono quelle piccole, le belle compagnie e i ricordi in realtà si hanno dalle piccole cose. Troppo, eh?